La notte dello spoglio per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale è lunga e snervante ad Ariano Irpino. La macchina si inceppa in alcune sezioni, tra cui Cardito. Non resta che attendere l'alba o qualcosa in più. È stata lunghissima la notte. Abbastanza lunga e hanno votato in tanti, quindi è stata abbastanza faticosa. Avete appena consegnato? Sì, sì. Tutto bene, c'è stato molto lavoro, però tutto è finito bene. 7.704 voti ad Antonio Magniero non bastano per superare l'elezione diretta e ballottaggio con Gaetano Bevere, 3.745 voti, seguito da Pasqualino Santoro con 3.321 e da Carmine Peluso, 1.322. Un risultato che Magniero, prima dello scoccare della mezzanotte, aveva ormai già previsto, pur in assenza dei dati di diverse sezioni. Ormai siamo oltre il 60% delle schede scrutinate, per cui credo che il dato sia abbastanza stabilizzato. E ballottaggio? Sì, peccato, perché veramente per un pugno di voti si poteva vincere al primo turno, credo che non ci riusciremo più a farci. Bene, 157, Peluso 49. La lunga diretta di Canale 58 è entrata nelle case, aggiornamenti e commenti in tempo reale da Avellino, Ariano e il resto della provincia. Ha funzionato alla perfezione la macchina dell'ufficio elettorale allestita nella sala del Palazzo degli Uffici. Record di visite per il sito Città di Ariano grazie all'applicazione creata dallo staff di Media Ariano. Risultati e servizi in tempo reale. Qui siamo in Piazza Duomo. Stiamo aspettando le elezioni, diciamo, penso verso le 3 usciranno i risultati. Una lunga notte? Sì, purtroppo sì. Siamo riusciti a ottenere un grandissimo risultato, nonostante l'organizzazione di pochi giorni, in meno di 2 settimane. Abbiamo messo su una macchina organizzativa di tutto rispetto, siamo riusciti a essere presenti tramite un'applicazione che ha superato le 1.000 installazioni. Fino a pochi minuti fa c'erano oltre 300 utenti collegati sull'applicazione che cercavano dati, giornalisti che ci hanno contattato, associazioni che volevano le informazioni in tempo reale, anche, diciamo, le segreterie dei partiti che chiedevano conferma dei dati, e quindi ci possiamo ritenere soddisfatti, anche perché la nostra è un'associazione nuova che è nata da pochi mesi ed è nata, diciamo, da quello che è il portale Città di Ariano, con questi ragazzi che poi alla fine hanno deciso di fare il salto di qualità associandosi in un'organizzazione riconosciuta. Quindi tutto sommato possiamo dire che siamo soddisfatti, molto stanchi ma soddisfatti. Nel corso della diretta il direttore Raviele ha elogiato questa collaborazione con Canale 58. E io lo ringrazio, perché è una persona che stimo molto e ripeto, penso che in un momento dove l'era digitale è fondamentale, è anche giusto che i mezzi di comunicazione tradizionali, che sono fondamentali, insieme a quelli di nuova generazione, possano in effetti creare delle sinergie su una base di comunicazione unica. E ballottaggio si lavorerà ancora, quindi? Sì, sì, sì. In effetti, anche se sarà più semplice, diciamolo, sia dal punto di vista dello scrutinaggio, sia dal punto di vista della realizzazione dell'aggiornamento che riguarderà l'applicativo che abbiamo creato. Ecco la mattinata, tutti chiaramente assonnati. C'è chi ancora non è rientrato a casa, come il candidato sindaco Peluso. No, non ho dormito, sono stanco, ma nello stesso tempo molto molto contento. Un risultato importante, 1.300 voti di lista, 1.310 da candidato sindaco. È veramente una grande soddisfazione vedere una squadra nuova che ha combattuto, che ha fatto una campagna elettorale leale, una campagna elettorale corretta, all'insegna di una costruzione di un progetto. Si parte da questa base per poter continuare a portare avanti quelle cose che abbiamo detto in campagna elettorale. Non avete dormito per nulla? No, per niente. È stata una lunga battaglia. Fino all'ultimo voto. E ballottaggio ormai? Sì, è sicuro. Per uno scarto di 500 voti, 600 voti.
Ci si aspettava questo risultato? Sì, perché avevamo un ottimo candidato a sindaco, Pasqualino Santoro, è andato bene e vedremo adesso cosa c'è da fare. Speriamo il bene per la città, nuovi giovani e speriamo il bene soprattutto per i giovani. Mainiero, Vever e ballottaggio, bisogna ritornare al turno. E bisogna ritornare, uno purtroppo è una legge che vige in Italia col 51% e non c'è, adesso bisogna vedere i giochi che fanno le coalizioni, chi si mette, chi si unisce, è tutto qua. Perché se non c'è una coalizione oppure l'elettorato deve cambiare radicalmente. Aspettavate questo risultato? Bravo. Io speravo. Era nell'aria. Purtroppo era nell'aria, dato l'equivoco o l'errore che era stato commesso, si è verificato sicuramente un voto disgiunto, non dovrebbero esserci problemi al ballottaggio. Mi dispiace lo ballottaggio, che ero convinto che venire uscivo in prima, perché effettivamente c'era sta differenza enorme. Pensavo chiaramente di uscire al primo turno, quindi penso che non ci saranno problemi, Enir vincerà col 70% sicuramente. La prossima.